Milano, Piazza Affari, Palazzo Mezzanotte. Ancora qui con il TOL, Trading Online Expo, anche quest'anno ad aprire una finestra su quello che è il mondo degli investimenti diretti in borsa. Incontreremo diversi volti, parleremo con i protagonisti, conosceremo gli strumenti e approfondiremo i servizi. Con BlueRating.com e BFC Events cerchiamo di capire se la consulenza finanziaria e il mondo del trading possono dialogare e forse scopriremo che hanno molte più cose da dirsi di quello che si può pensare. Siamo qui con Alessandro Forconi, che è responsabile dell'area trading e mercati di WBank Private Investments. Qua al TOL per parlare con il mondo del trading, per presentare la proposta di WBank relativa a questo segmento. Ce ne vuole un po' parlare? Sì, la proposta di trading che noi presentiamo qua al TOL di fatto è in continuità con quello che è stato tutto il nostro percorso storico. Noi siamo partiti a fine degli anni 90, nel 99. E da allora ci siamo sempre rivolti, come uno dei pilastri dell'azienda, all'offerta sul trading online. Al TOL di quest'anno portiamo tre elementi nuovi. Il primo elemento è che abbiamo ascoltato i nostri clienti e abbiamo migliorato la nostra piattaforma più evoluta QuickTrade attraverso delle nuove funzionalità, dei nuovi servizi, delle nuove informative. Una tra tutte, la cito, è lo spread BTP Bund, che spesso non si trova sulle piattaforme in maniera in forma sintetica, per ascoltare, diciamo, l'obiettivo è stato quello di ascoltare le esigenze dei nostri clienti. Seconda cosa, portiamo un programma di loyalty, e anche questa è una cosa abbastanza nuova, perché presentiamo la possibilità ai clienti che sono nostri clienti da più di 7 anni di poter avere la piattaforma QuickTrade gratis per 6 mesi. Quindi non soltanto un'offerta rivolta ai nuovi clienti, ma anche ai clienti storici. Terzo elemento, abbiamo un'offerta invece per i nuovi clienti che vogliono provare le nostre piattaforme, un'offerta che riguarda tutto il mondo della negoziazione, non solo il trading puro, perché chi apre un conto corrente, sia un conto trading che un conto banking, da qui alla fine dell'anno, ha la possibilità di utilizzare un trading bonus di 2.000 euro per l'acquisto e vendita di strumenti finanziari cash fino al 31 marzo 2019. Faccio una domanda un po' provocatoria. La nostra trasmissione vuole cercare anche di capire se il mondo della consulenza e il mondo del trading possono eventualmente dialogare, se c'è possibilità di coesistenza tra due realtà che sembrano abbastanza agli antipodi. A suo giudizio è possibile una coesistenza tra questi due elementi? Beh, direi due cose. Una è che un'azienda come la nostra in effetti fa coesistere queste due realtà, la consulenza attraverso una piattaforma aperta, tra l'altro, e il trading online attraverso un'offerta di mercati e prodotti particolarmente complessa. I target di clienti sono in definitiva differenti, perché hanno obiettivi anche di investimento e profili di investimento e profili operativi differenti, però effettivamente si possono coesistere anche se apparentemente non sembra così semplice. Diamo il benvenuto a Davide Ferretti, Digital Sales e Omnichannel Solution di Banco BPM. La presenza al TOL, Trading Online Expo, come si sta sviluppando? Su cosa state puntando? Quest'anno è per noi, ho perso il conto ormai di quale edizione sia, nel senso che Banco BPM, diciamo col marchio WeBank, è presente da sicuramente più di 10 anni, ripeto, ho perso onestamente il conto. Quest'anno, come gli altri anni, ci presentiamo con una serie di novità. In particolare, analogamente agli altri anni, continuiamo a far progredire la nostra piattaforma di trading, quindi in particolare quest'anno ci presentiamo con una piattaforma che è stata interamente riprogettata nei suoi motori di funzionamento, quindi un qualcosa che, diciamo così, il cliente finale, il nostro cliente, non percepisce, come dire, a colpo d'occhio, ma percepisce subito dopo, nel momento in cui si rende conto che la piattaforma è radicalmente cambiata. Da un lato nel livello di performance che è in grado di garantire, dall'altro sull'affidabilità. Siamo ovviamente in un contesto fieristico, quindi anche quest'anno, analogamente agli anni scorsi, ci presentiamo non solo ai nostri clienti con questa novità, ma ai nuovi clienti,
Quindi arriviamo in fiera con la classica promozione che consente di fatto di conoscere i nostri servizi con un livello di commissioni sicuramente agevolato. Quindi questi sono, diciamo così, gli elementi fondamentali. Poi è chiaro che a corredo di questo ci sono, come tutti gli anni, nuovi servizi, nuovi strumenti che si vanno ad aggiungere all'offerta e che quindi rendono l'offerta sempre più completa. Oggi abbiamo la versione della nostra piattaforma T3 per tablet. Siamo partiti, ripeto, in realtà quasi 5 anni fa con la versione per iPad, poi estesa la versione per tablet Android. La novità, se vogliamo, quantomeno le riflessioni che stiamo facendo per il futuro, sono in particolare relative al mondo degli smartphone. È chiaro che quando si è cominciato a ragionare di mobile, quindi ripeto un quinquennio fa, gli smartphone non erano ancora in grado di supportare una piattaforma professionale di trading come la nostra. Adesso evidentemente le cose sono cambiate, quindi siamo nella fase nella quale stiamo appunto riflettendo non più sul perché portarla o quando portarla, ma sul come portarla, semplicemente questo. Quindi questa è una direttrice di evoluzione, da un certo punto di vista scontata, perché il mercato e il nostro cliente se l'aspetta, quindi obbligatoria da un certo punto di vista, ma che porterà moltissimi benefici al cliente finale e quindi del tutto irrinunciabile. Siamo con Christophe Rosset, specialista Certificates di UniCredit. Parliamo appunto un po' della presenza di UniCredit qua al TOL con una proposta nell'ambito degli strumenti di investimento. Sì, beh, innanzitutto qui in queste 2 giornate stiamo festeggiando i 20 anni di Certificates di UniCredit. Abbiamo effettivamente 20 anni fa, allora UniCredit italiano ha portato sul mercato il primo Certificates, che era un replicante del nostro indice MIBA all'epoca con una data di scadenza. Abbiamo fatto tante cammino da lì, perché il mercato si sono trasformati, c'è stato tante fasi di mercato, abbiamo conosciuto fase di rialzo, di ribasso, di lateralità, anche momenti difficili di crisi, e la cosa che ci possiamo portare a casa di questi 20 anni è sicuramente il fatto che per tutti questi momenti c'è stato un certificate che ha consentito all'investitore di realizzare, comunque di andare a puntare al rendimento, ma anche di realizzare le sue strategie, che sia stato la ricerca di protezione con i primi equity protection, ma poi anche con lo sviluppo di bonus certificates, cash collect, che mi hanno consentito di avere per i primi un approccio più protettivo all'investimento, puntando effettivamente a un rendimento interessante, e cash collect, di palliare questo momento che abbiamo conosciuto di rendimenti bassi, dunque di andare comunque a incassare coupon, dunque una varietà di strategie di innovazione che sono stati messi a disposizione dell'investitore individuale, perché è quello che in realtà questo mercato porta, il suo valore aggiunto per l'investitore, la possibilità di accedere all'innovazione finanziaria. Vorrei fare un esempio molto semplice. Prendiamo la 500 di 50 anni fa, prendiamo quella di oggi. Certamente quella di oggi è più complessa, più tecnologica di quella di 50 anni fa. Però se voglio fare un percorso complicato, un viaggio complicato, sicuramente mi troverò meglio con quella di oggi. Ed è un po' quello che ci portano i certificates, la possibilità, grazie all'innovazione finanziaria, di investire in modo innovativo, ma soprattutto in modo agevolato, fare cose che non potrei fare altrimenti. Robo Certificates è il passo successivo. In realtà Robo Certificates è un strumento gratuito che abbiamo messo in piedi, che è centrato sui certificates, nel quale posso, rispondendo a una serie di domande, disegnare un portafoglio che fa per me. Io credo che l'evoluzione che stiamo conoscendo oggi non è più solo quella di avere uno strumento che va bene per tutti, ma è quello di avere lo strumento che va bene per me, per le mie strategie, per i miei obiettivi di investimento, per la durata di investimento che mi sto fissando. È vero che questi sono stati temi dibattiti nell'ambito delle evoluzioni regolamentari, però adesso noi lo rendiamo concreto e facciamo un passo in più. Robo Certificates è un'iniziativa gratuita che mi aiuta a creare delle soluzioni appunto personalizzate. Rispondendo a queste domande avrò il mio portafoglio, lo potrò portare avanti nel tempo. Questo lo posso fare in autonomia, ma anche aiutato dal mio consulente. L'evoluzione digitale sta rivoluzionando il nostro mondo, l'innovazione di finanza la facciamo tramite i certificates, anche quello, i servizi che accompagnano i certificates sono lì per consentirmi di personalizzare. Certamente quello è il punto che vediamo svilupparsi nel futuro.
Eccoci con Elena Verti, responsabile sales per l'Italia dei prodotti quotati di Vontobel. Ben detto prodotti quotati, un'offerta che si rinnova di anno in anno. Qual toll Vontobel come si presenta, con quale proposta per gli investitori? Vontobel è qua per la terza volta, terzo anno di seguito, quindi per noi è molto importante. La gamma è cresciuta tanto da quando abbiamo iniziato sul Sedex. Quest'anno siamo stati qua per presentare l'allargamento della gamma di certificati a leva fissa. Ci sono stati nuovi certificati su azioni americane. Questa è stata la novità del mercato, perché siamo l'unico emittente ad offrire questi sottostanti in Italia. E oltre a questa gamma di leva fissa, siamo qua anche per presentare una tipologia nuova di strumenti, che sono i tracker certificate, che presentiamo spesso come un'alternativa ai ETF o ai fondi, e semplicemente sono certificati tematici che vanno a puntare su un settore o un tema molto particolare. Uno dei temi più trattati quest'anno è sicuramente stato quello della blockchain, che è la tecnologia che stanno sviluppando alla base del Bitcoin, di cui hanno parlato tutti ovviamente nel 2018, ma anche negli anni passati. Questo è un prodotto che diciamo, ha generato tanti volumi sul Sedex. Oltre a questo tema molto attuale, c'è stato il tema delle batterie al litio, tema molto specifico, molto particolare, ma che non si trova, diciamo, tramite altre tipologie di prodotti come ETF o fondi. E poi citerei ovviamente il prodotto sull'intelligenza artificiale, che è un altro tema che sicuramente avrà suscitato tanto interesse. Adesso abbiamo voglia di fare un approfondimento tecnico, no? Dopo aver parlato di strumenti, aver conosciuto realtà. È il momento di parlare di MiFID 2. Per farlo abbiamo qua uno dei maggiori esponenti d'Italia in merito alla conoscenza di questa normativa, il presidente di Ascofin, Massimo Scolari, e chiediamo a lui: qual è stata la rivoluzione di MiFID 2? Dunque, MiFID 2 è una direttiva che prosegue sul solco di MiFID 1, che è stata la direttiva introdotta già nel 2007, che per quanto riguarda la consulenza aveva elevato la consulenza al servizio di investimento autonomo, proprio perché si era riconosciuto la sempre maggiore dipendenza dalle raccomandazioni di investimento degli investimenti delle famiglie e degli investitori. MiFID 2 introduce una nuova regolamentazione ancora più stringente in tema di adeguatezza, di trasparenza sui costi, di conflitti di interesse, di product governance, eccetera. Ma una delle cose più rilevanti è proprio l'introduzione della consulenza su base indipendente, che viene riconosciuta come tipologia di consulenza in materia di investimenti, con l'adozione di particolari specifiche normative che la regolano, la principale della quale naturalmente è il divieto di ricevere e trattenere qualunque genere di incentivo da parte delle case prodotto. Quindi è una nuova forma di consulenza che comincia a muovere i suoi passi anche in Italia, laddove in altri paesi, naturalmente, come l'Inghilterra, è già ampiamente presente e diffusa, anche nei paesi dell'Europa continentale comincerà a prendere corpo. Sicuramente una delle pietre di riferimento a livello normativo, parlando di MiFID 2, è quella legata al tema della formazione. Una formazione sulla quale i professionisti dovranno sempre di più porgere la loro attenzione. Vuole raccontarci un po' quelle che sono le principali novità che ha introdotto questa direttiva? Certamente il tema delle conoscenze e delle competenze del personale addetto alla consulenza finanziaria è uno dei temi essenziali. Gli intermediari, le imprese di investimento devono garantire che il proprio personale che entra in contatto con la clientela sia adeguatamente formato e sia in grado di capire quali sono gli obblighi che hanno in termini di valutazione di adeguatezza, di trasparenza, di rendicontazione, e soprattutto dando maggiori motivazioni alla clientela sulle ragioni che sottostanno alle raccomandazioni di investimento e come anche sono considerate adeguate, per quali motivi sono considerate adeguate.
Quindi occorre un salto di qualità per le persone, degli staff di consulenza e nel mondo della distribuzione. Proprio per questo sono stati introdotti dei requisiti di qualificazione sia di esperienza che di qualificazione scolastica, diciamo, e un obbligo di aggiornamento professionale che tutte le persone devono seguire nel corso degli anni per essere in grado di corrispondere, diciamo, agli obblighi normativi che sono sempre crescenti in una situazione in cui prodotti finanziari, strumenti finanziari diventano sempre più complessi e quindi è giusto che abbiano una maggiore capacità di dare informazioni e spiegazioni alla clientela. Strumenti finanziari, investimenti, tecnologia, tanti temi, ma soprattutto l'advisory che entra in relazione con il mondo della tecnologia, con le piattaforme a supporto dell'attività quotidiana dei professionisti. Siamo qua con Vito Massafra di Blue Advisor, responsabile di questo progetto che vuole essere un supporto diretto ai professionisti. No, Blue Advisor è un progetto che nasce grazie alla potenzialità della casa editrice Blue Financial Communication, che da sempre è attenta alle esigenze dei consulenti finanziari e in questo caso nello specifico alle esigenze dei consulenti finanziari autonomi. Blue Advisor è nata circa un annetto fa, abbiamo iniziato a lavorare alla piattaforma sempre con l'intento di essere vicini ai consulenti e cercare di far sì che lo svolgimento della loro attività professionale fosse quanto più possibile rapida, veloce, che non patisse per tutte le normative assolutamente indispensabili che sono intervenute in questo settore, quali ad esempio quella della MiFID 2. La MiFID 2 ha sicuramente regolamentato il settore, ma ha anche posto dei paletti dal punto di vista normativo e burocratico che Blue Advisor si pone l'obiettivo di rendere di più facile risoluzione per i consulenti finanziari stessi. Una delle caratteristiche di Blue Advisor è la modulabilità. Abbiamo 4 sezioni, la sezione Member, la sezione Consultant, quella Fee Only e quella Advisor, che vi vado brevemente ad esplicitare. Nella prima sezione, quella Member, i consulenti finanziari possono trovare tutte le news di interesse per lo svolgimento della professione, saranno news molto puntuali e di utilità per i consulenti. Nella seconda sezione, vale a dire quella denominata Consultant, i consulenti potranno trovare invece tutti i webinar, tutti i corsi, tutte le informazioni a proposito della tematica della formazione. In questa sezione proporremo inoltre i corsi della nostra Blue Academy, l'accademia di formazione rivolta ai professionisti della finanza di Blue Financial Communication. Nella terza sezione, invece chiamata Fee Only, avremo tutta la documentazione utile ai consulenti per sottoscrivere i contratti con i propri clienti. Nella quarta ed ultima sezione invece daremo il motore, daremo le chiavi in mano al consulente per poter svolgere la sua professione nel senso di ricerca dei migliori prodotti, cioè tra i circa 200.000 presenti nella nostra piattaforma, le quotazioni di questi prodotti e anche tutta la parte riguardante i portafogli, quindi con portafogli modello, creazione, simulazione di portafogli e gestione del portafoglio. Tecnologia e mondo dei servizi legati agli investimenti si sono sempre conosciuti. Adesso la novità, per non dire del momento, ma una delle novità più dirompenti in ambito tecnologico è la cosiddetta tecnologia blockchain. Mondo dei servizi finanziari e blockchain stanno già dialogando, in che modo e quali possono essere magari le prospettive di sviluppo di questo dialogo? Lo chiediamo ad Amedeo Perna, esperto italiano in tema di blockchain. La blockchain è una tecnologia meravigliosa, una tecnologia che mette in discussione alcuni aspetti fondanti del mondo digitale. Il mondo digitale per sua natura è sempre stato modificabile. La blockchain rende il dato immodificabile, è una pietra digitale. Quindi poter scrivere sulla pietra digitale mi permette di rendere immutabile un dato. Questa è l'introduzione. Però ha degli aspetti finanziari estremamente interessanti, perché proprio per natura di questa tecnologia ha un aspetto finanziario, quello delle criptovalute. Le criptovalute sono quel mezzo, quel premio che viene dato ai miner, che sono coloro che chiudono il blocco crittografico che è alla base della blockchain. Questo vuol dire che
abbiamo la certezza del dato, e la trasparenza e la comparabilità. Quindi questi sono tutti aspetti che per il mondo finanziario possono essere estremamente importanti, perché mettono appunto alla possibilità di tutti di verificare il dato, verificare quindi una transazione, vedere quando è stata, come è stata fatta e tra chi è stata fatta. Qui si entra poi sugli aspetti di anonimato e di pseudonominato, cioè la possibilità di vedere che la transazione è avvenuta tra due soggetti. Non sappiamo chi sono, a meno che questi non abbiano voglia di dichiararsi. La blockchain mette quindi in discussione molti punti fondanti del mondo digitale e del mondo finanziario. Bisogna saperla interpretare e capire come poterla cavalcare al meglio. Siamo con Gianluigi Raimondi, cofondatore di finanzaoperativa.com. Vogliamo un po' capire quello che è lo status quo del mondo del trading in Italia, delle piattaforme di trading. Io so che circa il 40% degli ordini che arriva a Borsa Italiana proviene dal trading online. Vuoi raccontarci un po' quello che è lo stato di salute del mondo del trading? Allora, contrariamente alle statistiche più generali, l'Italia nel trading è tra i paesi più virtuosi. Difatti siamo al top in questa particolare classifica del trading insieme ai paesi scandinavi e alla Svizzera. Come hai detto te, il 40% degli ordini che arrivano su Borsa Italiana per quanto riguarda il mercato azionario arrivano dai privati, arrivano dal trading. Per quanto riguarda le mid e le small cap, questa percentuale sale addirittura al 50%, quindi sono broker e trader che ci sono e soprattutto sono attivi, quindi non hanno un conto che rimane lì, ma lo fanno muovere, lo fanno girare, diciamo operano attivamente sul mercato. Noi stiamo cercando di capire all'interno di questa puntata se due mondi apparentemente molto differenti, quello del trading e quello dell'advisory, possono coesistere, se magari sono complementari, se ci sono opportunità di interazione tra queste due realtà, e volevo un tuo parere da profondo conoscitore del mercato, in quali occasioni possono parlarsi trading e consulenza finanziaria? Ma guarda, il termine che forse hai detto più corretto è quello della complementarietà, a mio parere. Difatti la parte del trading potrebbe riguardare, anzi riguarda la parte più speculativa del portafoglio, quindi come gestire la parte più speculativa, come gestire diciamo, la volatilità di breve termine, però in ottica di medio e lungo termine un consulente direi che è necessario, ci vuole assolutamente per la pianificazione a medio e lungo termine di un patrimonio. Eccoci nuovamente da dove il nostro percorso è iniziato. Abbiamo parlato di tanti temi, abbiamo approfondito tanti spunti. Come sempre passiamo la palla ai nostri telespettatori per approfondire e ragionare su quello che è emerso. Da parte nostra è il piacere di avervelo raccontato. Come sempre, un buon investimento a tutti voi. Qual è il nostro capitale più prezioso? Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente, ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così. Per questo abbiamo deciso di investire su di te. Prendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Banco Desio. Ti aspettiamo. Invia ora il tuo curriculum su unabancadovecrescere.it.